Ad un giorno dalla fine della campagna elettorale per il ballottaggio delle amministrative, chiediamo agli studenti della Sapienza cosa ne pensano sull'eventuale sconfitta della destra e quindi del presunto cambiamento di rotta politica degli italiani. Entrambi i candidati di sinistra non sono del PD. Pensi che sia ormai superata la logica del bipolarismo? Penso di sì, perché il semplice fatto che dalle primarie sia uscito fuori un candidato di Sinistra Ecologia e Libertà dia la prova che i partiti decisi all'interno delle segreterie, che comunque decidono candidati, hanno fallito in parte. Il polarismo tutto sommato ancora immaturo, ma che deve crescere. Penso che ormai si è superato il PD in quanto partito. Penso che sia poco rappresentativo avere soltanto due partiti. Cosa ne pensi degli ultimi eventi? A Napoli l'attentato contro Lettieri e dell'assenza a Milano di Gigi D'Alessio per il concerto a favore della Moratti? Guarda, io vedo il modo in cui stanno comportando come sbagliato, dato che si aggrappano a qualsiasi fatto per poter fare, diciamo, ostruzione contro la parte avversa, e non mirano più tanto a accreditare loro, ma a accreditare gli altri. Credo che queste campagne elettorali, ma come in realtà anche l'ultime, siano state, diciamo, portate a dei livelli di stress elevatissimi. Logica pubblicitaria che ormai si vede troppo spesso in questo paese per qualsiasi cosa. Gigi D'Alessio non so perché non ha fatto il concerto, però probabilmente avrà avuto le sue motivazioni. Perché deve andare a fare un concerto dove ci sono candidati leghisti che parlano del sud come gli ignorantoni, gli zuticoni di turno? Durante il G8 Berlusconi ha dichiarato ad Obama che in Italia ci sia una dittatura di magistrati di sinistra. Pensi che la sua agitazione sia dovuta ai probabili futuri risultati? Beh, sì, credo di sì. È un po' anche secondo me al fatto che megalomane quindi sentiva il bisogno di doverlo dire a qualcun altro di così importante, quando c'è una figura per accottare pure un'altra volta tutto il mondo. Penso che l'agitazione sui magistrati tipo ce l'ha da sempre Berlusconi, perché ce lo dimostrano tutte le svariate tentativi di legge per sottrarsi alla magistratura. Probabilmente vede anche un po' sgretolarsi intorno le certezze che aveva, e forse teme anche di essere sempre meno ascoltato. L'agitazione c'è sempre stata, purtroppo non c'è mai stato nessuno che gli ha veramente messo, come dire, le mani nel sacco. Però Berlusconi, l'unica cosa che sa fare è il presidente del Milan, quello io spero che rimanghi a lungo termine, quello solamente.